Io sono molto preoccupato, ma non posso che assistere a quello che sta accadendo a Roma, anche perché noi da sempre abbiamo detto che occorreva rigenerare non solo la politica, ma rigenerare una proposta nuova da parte dei moderati, dei liberali del cosiddetto centrodestra. A Milano abbiamo fatto un tentativo che sta risultando positivo. Qui a Roma sta accadendo esattamente l'implosione di un centrodestra che non è capace di stare insieme. I cittadini milanesi o romani, come i cittadini di tutta Italia, quando si tratta di eleggere un sindaco, la prima cosa che vogliono non sono le alleanze politiche, ne hanno piene le scatole, ma sono innanzitutto la qualità dei candidati. È un buon sindaco, potrà fare il sindaco, sarà in grado di risolvere i problemi, e la politica in questo caso potrebbe dimostrare, dovrebbe dimostrare di essere capace di intercettare questi elementi. Noi a Roma abbiamo fatto la scelta di Marchini perché riteniamo che Marchini, però indipendentemente dalle alleanze politiche, possa rappresentare questo. Le scene a cui stiamo assistendo nel dibattito tra Bertolaso e gli altri candidati credo che allontanino i cittadini dalla politica anziché riavvicinarli. Tanto più, e ci permettiamo di dirlo con grande forza, in 20 anni abbiamo fatto tutti grandi battaglie per evitare che, a proposito della conciliazione lavoro-famiglia, le donne nel nostro paese potessero essere discriminate solo perché volessero o potessero diventare mamma e mettere su famiglia. Siamo arrivati addirittura all'obiezione per cui una persona, in questo caso la Meloni, non può fare il candidato sindaco perché è mamma o perché aspetta un bambino. Io credo che questo sia il livello più basso della politica a cui stiamo assistendo.